Ora il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Abruzzo. In collegamento da Pescara c'è Anna Di Giorgio che ci aggiorna sulla situazione. Buonasera Anna. Buonasera Paolo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG8. Prendiamo la linea con la telecamera di Diego Martelli in questo momento dalla zona ospedaliera del Santo Spirito di Pescara per darvi conto del bollettino dell'emergenza sanitaria da Covid-19 per questa giornata di giovedì 28 gennaio 2021. Vi diciamo subito che i nuovi casi di positività al Covid-19 sono 268 in più rilevati su 6.185 test, di cui 3.914 tamponi molecolari e 2.271 tamponi rapidi. La percentuale dei positivi quindi si attesta sul 4,3%. Di questi 268 nuovi positivi, il maggior numero viene registrato dalla provincia di Chieti, che fa registrare un più 131, seguito dalla provincia di Pescara, che conta più 61 nuovi casi di positivi al Covid-19. Poi segue la provincia di Teramo, più 47, quella dell'Aquila con un più 43, e ci sono poi tre nuovi positivi che però risiedono fuori regione. Va aggiornato anche il bilancio dei deceduti. Purtroppo oggi si contano 5 nuovi decessi di età compresa tra 61 e 91 anni. I dimessi guariti sono oggi 273 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo al Covid-19 sono 10.066, con una flessione di meno 10. Le persone ricoverate in ospedale sono 399, il dato registra un meno 3 nel bollettino di oggi. Le persone ricoverate invece in terapia intensiva sono 40. Il numero è invariato rispetto al bollettino di ieri, ma ci sono 3 ricoveri in più. Le persone invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL sono 9.627 e il bollettino di oggi in questa voce, a questa voce fa registrare un meno 7. Tutto questo mentre si attendono i dati ufficiali della cabina di regia nazionale, che dovrà valutare già da domani la nuova colorazione delle regioni. L'Abruzzo ha un indice RT che si attesta intorno allo 0,8 e un rischio basso, due fattori che potrebbero appunto far cambiare il colore dell'Abruzzo da arancione a giallo. Lo ha detto anche il governatore Marsilio oggi in una nota ufficiale. Noi invece abbiamo sentito proprio a tal proposito Alberto Albani, che è referente regionale per l'emergenza sanitaria, in questo caso da Covid-19. Sentiamo l'intervista, Paolo, e con le parole di Alberto Albani, io e Diego Martelli ti restituiamo la linea. I dati che abbiamo inviato, che sono in ulteriore elaborazione, attestano un R su T intorno allo 0,85%, quindi un dato buono che ci consentirà di andare come regione nella fascia gialla e quindi una zona in cui si possa riattivare le attività industriali, attività economiche, e quindi ricominciare un pochino a livello regionale a riprendere tutto ciò che era stato interrotto mentre ci trovavamo in fascia rossa e arancione. L'ufficialità di questa notizia dell'eventuale fascia gialla, insomma, arriverà comunque con la cabina di regia, ma intanto va detto che la guardia deve restare sempre alta, anche qualora dovessimo effettivamente risultare gialli. Questo sì, perché questa è una buonissima notizia, quella di essere tornati in fascia gialla. Il problema è che lo spostamento da una fascia all'altra può essere molto rapido, quindi dipende da noi, dai nostri comportamenti, perché passare dallo 0,85 all'1,12 ci vuole poco. Dobbiamo stare attenti, mantenere il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani, usare il ristorante a pranzo in compagnia, ma con il distanziamento sociale, che deve essere la prima regola per impedire la diffusione del virus. Gli screening di massa in questo momento stanno aiutando tanto anche a individuare gli asintomatici, che, come diceva lei, sono dei super diffusori del virus. Continuerete comunque su questa strada, cadenzandoli in maniera regolare? Sì, assolutamente sì. Lo dico sempre quando ho la possibilità di parlare al pubblico, che la guerra si vince sul territorio, quindi noi dobbiamo continuare a non abbassare la guardia, a fare un numero di tamponi elevato, tutti i screening di massa in maniera più capillare e diffusa possibile, al fine di intercettare gli asintomatici, che poi spesso sono anche dei super diffusori e quindi sono in grado di infettare un numero elevato di persone. Le varianti quanto ci devono far preoccupare?
Per il momento le varianti in Abruzzo sono state individuate molteplici varianti, non soltanto quella inglese cosiddetta e quella brasiliana, ma anche altre varianti. Queste sono però fanno parte della normale evoluzione di un quadro virologico. Anche durante l'influenza il virus cambia continuamente. Quindi questi cambiamenti sono analizzati perché abbiamo due eccellenze nel territorio abruzzese, lo studio che vengono effettuati quotidianamente dal centro zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, che sono in grado di individuare immediatamente delle eventuali mutazioni e quindi poi segnalarle a livello centrale.